Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci qui in un nuovo video. Come state? Io sto bene. Per quelli che mi seguono avrete notato che nell'ultima settimana sono stato un po' inattivo sul canale, non ho pubblicato neanche il video corso, anche perché ho dovuto preparare un contest. Farò un video a parte dove spiego appunto come è andato questo contest, come mi sono preparato e do qualche consiglio se qualcuno di voi deve andare a fare una gara. Comunque sono bellissime esperienze, io ve le consiglio. Se vedete che c'è una gara nella vostra città o comunque vicino a voi, andate, perché veramente vi dà la possibilità di confrontarvi con qualcun altro. E no, non voglio aggiungere altro, dedicherò un video solo esclusivamente dedicato al contest. Quindi stavo dicendo, mi sono preparato molto bene e il lavoro ha dato i suoi frutti. Infatti mi sono piazzato al primo posto e sono veramente soddisfatto di questa esperienza. Passando a oggi, sono qui per fare la sesta lezione del videocorso per DJ livello base. Sarà una lezione molto breve, ma alla quale potete, diciamo, dedicarci tempo, nel senso che quello che spiegherò poi vi do una settimana fino alla prossima uscita del videocorso per, diciamo, esercitarvi su questa cosa, su questa nozione che vi do oggi, ok? Quindi andiamo a fare una cosa molto breve, però sulla quale bisogna un po' esercitarci e un po' prendere la mano. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Più che altro cominciamo a muovere i primi passi per andare a compiere il nostro mixaggio base. Cosa intendo per primi passi? Beh, allora, la situazione è un po' questa. Una canzone sta andando, la prima cosa da fare per, diciamo, cominciare ad avviarci verso il mixaggio è lanciare la canzone. Quindi oggi noi andremo a vedere come lanciare la canzone, quando lanciarla e dei trucchetti per sapere con precisione quando far partire la traccia che poi dovrete mettere a tempo in cuffia. Quindi oggi andremo a vedere come lanciare la canzone, quando lanciarla e la prossima volta vedremo il passo successivo, che è quello di mettere a tempo. Non faccio tutto insieme per essere il più chiaro possibile e per dare a voi il tempo magari di esercitarvi un pochino e di fare un po' di pratica. Quindi una breve introduzione su questo argomento. Allora, cosa vuol dire lanciare una canzone? Appunto, farla proprio partire. Non bisogna farlo a caso, assolutamente. Non dovete farla partire in un qualsiasi momento della canzone o senza criterio. C'è un criterio per far partire una canzone. Allora, innanzitutto devo consigliarvi dei video che ho già fatto, nel caso ovviamente se non li avete visti, oppure se magari non ve li ricordate, vi lascio qui i link che vi servono. Allora, se non l'avete visto, andate a vedere il video delle 16 battute, cosa molto importante. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché quello è essenziale. Se non vedete quello, non potete continuare a fare il videocorso. Non preoccupatevi, vi si aprirà un'altra finestra, guardate il video e dopo potete subito tornare a questa lezione. Quindi qui vi lascio il link del video delle 16 battute. Invece qui in basso vi lascio un altro link che serve, che è il tutorial sul QE, perché quando noi andiamo a lanciare una canzone andiamo a utilizzare questi due tasti, quindi il QE e il play, quindi dovete sapere come funzionano. Io ho fatto il tutorial sui CDJ, ma non è lì che lo spiego con precisione, c'è proprio il video dedicato al QE e al play, quindi vi lascio qui il link per andare a vederlo. Come prima vi si aprirà un'altra pagina, così non dovete lasciare per forza questo video. Quindi qui in alto a sinistra 16 battute, qui in basso a destra abbiamo il tutorial sul QE. Se li avete già visti entrambi, allora potete continuare a guardare questa lezione. Prima di spostarci sul CDJ, vediamo un attimo di affrontare inizialmente il discorso di quando lanciare una canzone, quindi il momento in cui farlo. Come sapete, le canzoni house, DM, deep house, future house, eccetera, quindi insomma quelle che suoniamo noi, sono suddivise in 16 o 32 battute e quindi non vanno lanciate, l'altra canzone non va lanciata quando in mezzo al giro delle 16 battute, va lanciata sulla 17ª, ovvero la prima del giro dopo. Quindi quando noi andremo a lanciare una canzone, quando la canzone sta per finire il ciclo di 16 e comincia sull'1, quindi farà 14, 15, 16 e poi sul 17, che poi è l'1 del giro dopo, noi andiamo a schiacciare il tasto play. Quindi per quanto riguarda il quando lanciare la canzone siete a posto, quindi lanciarla sul 17 o sull'1 del giro dopo. Ovviamente si usa il tasto play, non il tasto QE, perché quando voi andate a mollare il tasto QE la canzone ritorna al punto di origine. Allora, un piccolo chiarimento, quando lanciate la canzone ovviamente lo fate col volume abbassato, nel senso che la lanciate in cuffia, sentite in cuffia come l'avete lanciata, perché molto spesso non siamo perfetti al millesimo e quindi la canzone potrebbe essere stata lanciata un pochino in ritardo o un pochino in anticipo, quindi in cuffia poi andremo a correggere con la jog wheel, quindi a dargli una piccola spinta oppure una frenata per vedere di aggiustarla e farla battere esattamente allo stesso tum, alla stessa battuta. Ovviamente se le due canzoni non sono a tempo comunque dovete lanciarla allo stesso la canzone, perché come vedremo per mettere a tempo comunque dovete lanciare giusta la canzone e mentre la lanciate in cuffia, mentre la ascoltate in cuffia, mentre quell'altra sta andando, non quando sta finendo ma quando è ancora a metà, quindi quando avete ancora tempo la lanciate e dopo la andrete a mettere a tempo. Poi vedremo nella prossima lezione la tecnica per mettere a tempo. Comunque, se volete esercitarvi e cominciare a vedere un po' di prendere la mano, prendete semplicemente due canzoni dello stesso tempo. Quindi se prendete una canzone che va a 128 bpm, prendete un'altra canzone che va a 128 bpm, così non dovete mettere a tempo e potete provare già a lanciare la canzone. Ora ci spostiamo sul CDJ per vedere nello specifico come lanciare la canzone e qualche trucchetto per magari tenere il tempo ed essere più precisi possibile. Eccoci sul nostro CDJ, vediamo subito e velocissimamente, anche perché non c'è moltissimo da dire, vediamo come lanciare la canzone e qualche consiglio ovviamente per farlo. Allora, qui ho creato una situazione reale, nel senso che nel CDJ di sinistra che non vedete ho selezionato una canzone che è Forte di Raffaella Carrà e il remix di Bob Sinclair. L'ho scelta perché ha un bellissimo extended, nel senso che è molto pulito e ci permette di fare un mixaggio diciamo senza sbavature e molto chiaro da capire. Di qua invece ho scelto una canzone che si intitola Riva di Klingade e battono allo stesso tempo, nel senso che sono già a tempo, sono 124 e 124. Ora vediamo subito come lanciare la canzone. Sentiamo prima un attimo l'extended Riva. Ok, questa è la parte iniziale, quindi l'extended iniziale di Riva. Ok, allora, se avete contato e se avete comunque siete stati ad ascoltare un pochino la canzone, avrete capito che comunque nel senso c'è un bellissimo extended molto pulito. Dopo 16 comincia a entrare diciamo la chitarra, no? Il motivetto, diciamo quello che poi sarà dentro al ritornello, quindi al cantato, e comincia a entrare piano piano, comincia come se ci fosse un filtro chiuso e piano piano si va ad aprire e poi dopo le prime 32 battute arriva il cassone, la botta più forte e la chitarra si sente di più. Allora, quindi questo extended diciamo che è un extended normale che va in progressione. Ora sentiamo la parte di extended finale, quindi la parte che diciamo sta finendo la canzone Forte, sta finendo quella di Raffaella Carrà, no? Questo è l'extended, è esattamente dal punto in cui comincia il break. Ok, ve la faccio sentire, diciamo, così potete riconoscere il punto. Qua c'è ancora il drop, ok? Circa 20 secondi di drop e poi riconoscerete subito il punto del break. Cioè il punto del break è il punto in cui comincia l'extend. Avete sentito che c'è stato come uno svuotamento? Lei ha smesso di cantare e piano piano i suoni da qui in poi cominceranno ad andare in discesa, quindi a calare. Qui c'è un mini build up, nel senso che dopo questa parte qua si svuota ancora di più. Qui è una semplice cassa con qualche suono qua e là, molto semplice. Quindi sentite che sono due canzoni abbastanza compatibili. Una scende gradualmente, ma comunque i suoni sono puliti, e quell'altra invece sale gradualmente. Quindi sostanzialmente è abbastanza facile fare un mixaggio qua fra gli extended. Comunque vedrete che questa è la prima lezione in cui, se fate quello che sto facendo io, quindi se adesso comunque proverete a lanciare e cambierete canzone, diciamo che effettivamente avete fatto un mixaggio, che è quello che arriveremo a fare alla fine. Certo, vi manca tutta la parte di come mettere a tempo, diciamo del mixaggio in generale. Comunque è comunque un avvicinamento, quindi farete, diciamo, il primo cambio dopo tutte le lezioni che abbiamo fatto. Allora, qualche consiglio per lanciare la canzone. Come abbiamo detto, dobbiamo lanciare la canzone sui 16, quindi arriva 14, 15, 16 e poi la lanciamo. Allora, non c'è un modo preciso, nel senso che ognuno trova il suo modo, la sua ritmica, diciamo il modo in cui è più confortabile per lui, diciamo, lanciare la canzone. Per esempio c'è chi in cuffia continua, adesso io ve lo faccio sentire ma è come se fosse in cuffia, continua a fare così col Q, no? Tenendo il tempo, e poi la lancia quando è il momento di lanciarla. Oppure c'è chi batte di fianco e poi la lancia. Poi c'è invece chi tiene il dito sul play e quando arriva schiaccia così. Insomma, vedete come vi trovate meglio voi. Ovviamente all'inizio non riuscirete a lanciarla subito perfettamente, oddio, cioè potete anche riuscirci, però comunque se fate un po' di esercizio vedrete che diventate sempre più precisi, sempre più attenti e riuscirete sempre a tenere meglio il tempo della canzone, riuscirete sempre a battere più precisamente. Ora vediamo un attimino il mixaggio. Ovviamente io lo faccio, voi sentite tutto, nel senso che sentite da subito questa canzone che parte per farvi capire, ovviamente, perché non posso farvi sentire quello che sento fuori e poi quello che sento in cuffia. Quindi io lo lancerò direttamente su. In alcuni mixaggi si fa, se uno poi è diventato sicuro può lanciarla direttamente sulla canzone. Per esempio io al contest ho fatto un mixaggio con delle canzoni anni 80, ho lanciato la canzone direttamente su perché comunque non c'era il tempo di tenerla giù, ascoltarla in cuffia e tutto. Ora vediamo un attimo di contare insieme le prime 16 battute dell'extended e poi proviamo a lanciare Riva. /5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sentite che la canzone è partita e nello stesso momento in cui quell'altra comincerà il giro, anche questa lo farà. Sentite? Quell'altra ha finito il mini build up e questa ha cominciato con la chitarrina, quindi sono sincronizzate per quanto riguarda la metrica. In questo momento stanno andando tutte e due, ma per la gente che balla è come se stesse andando una. In questo caso l'extended di Riva fa ancora altre 16 battute. Poi vedremo, per essere precisi, cosa fare. Diciamo che noi, se volevamo essere precisi, cioè nel senso che se volevamo che nel momento in cui finiva l'extended di forte cominciava il ritornello cantato di questa, dovevamo lanciarla direttamente, quindi 16 battute prima, quindi appena iniziava il diciamo appena, scusate, mi sono impappinato, appena iniziava il break, quindi appena iniziava l'extended bisognava lanciarla. Se no è successo come adesso, che forte finisce e questa qui va avanti per altre 16 battute e dopo ci sarà il ritornello. Quindi avete visto che comunque io non sono stato troppo preciso. Poi va a momenti, nel senso che a volte riuscite a farlo benissimo e a volte non riuscite. Infatti vedete che dopo io mi sono aggiustato. Ecco, provate anche questo, nel senso che quando voi lanciate, ovviamente, se la canzone l'avete lanciata in ritardo, dovete dargli una spinta e continuate così a spingere finché non sentite che battono contemporaneamente. Se no, se l'avete lanciata in anticipo, gli date una rallentata, quindi verso sinistra. Ovviamente non sempre riuscite a riconoscere quando, se l'avete lanciata prima o dopo, e se riconoscete che l'avete lanciata, diciamo, non perfettamente. A volte può capitare, anche a me capita, no? Che magari io la lancio, sento che scavalla un pochino, quindi che non è perfettamente precisa. Magari penso di averla lanciata in ritardo e quindi gli do una spintarella, ma in realtà l'avevo lanciata in anticipo. Ma lì vi accorgete subito che avete sbagliato. Perché? Perché va ancora peggio di prima, nel senso che sentite che scavalla ancora di più. Allora a quel punto girate dall'altra parte finché non arrivate al punto in cui battono insieme. Ora vi faccio un piccolo esempio. Allora, spero si senta la mia voce, spero si senta anche l'extended. Ora io la faccio scavallare un po' per farvi l'esempio. Sentite che scavalla. Sentite che va. Tram, tatan, 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 tatan. Quindi cosa facciamo? Gli diamo una spintarella. Ok, vedete che l'ho aggiustata un attimo e ora suonano perfettamente. Ovviamente questo lavoro qua lo fate in cuffia, ok? Ora in questo caso io sapevo di averla, diciamo, fatta scavallare, diciamo, in ritardo, quindi gli ho dato una spintarella. Ovviamente stessa cosa quando la lanciate, ora vi faccio sentire per essere completi, quando la lanciate in anticipo. Adesso io in questo caso l'ho lanciata praticamente perfetta. Ora vi faccio l'esempio, ok? Ok, vi siete accorti che l'avete lanciata in anticipo, quindi sentite che scavalla. Gli date una rallentata. E ora fate perfettamente. Ok, allora per le correzioni, diciamo, siamo a posto. Nel senso, vi ho fatto vedere quando dargli la spinta e quando dargli la rallentata. Ora vediamo quello di cui vi ho parlato prima, un attimino, molto velocemente, quando non vi accorgete se l'avete lanciata prima o dopo. Ora io vi faccio un esempio, lo capite al volo. Ora io, come sempre, ve la faccio scavallare un pochino. Allora, qui non capite che l'avevate lanciata in ritardo. Siete in questa situazione qua. Però magari pensate che l'avete lanciata in anticipo. Allora cosa fate? Tirate indietro. Però sentite che è molto peggio. Allora basta che correggete subito e andate dall'altra parte e poi l'aggiustate. Ok, stessa cosa ovviamente non lo faccio quando succede dall'altra parte. Quindi, molto semplice, ricapitolando questo ultimo pezzettino. Se non vi accorgete che l'avete lanciata o in anticipo o in, diciamo, in ritardo, voi cosa fate? Provate quello che vi sentite, nel senso, pensate di averla lanciata in ritardo, provate a dargli una spinta. Se si aggiusta, bene. Se invece va peggio di prima, quindi sentite che va peggio di prima, fate una bella marcia indietro e correggete fino al punto in cui battono insieme. Quindi diciamo che per le correzioni fino a qui siamo a posto. Che dirvi ragazzi, diciamo che siamo quasi giunti al termine. Vi faccio vedere, anzi, l'ultima cosa, se volevamo essere precisi, ok? Quindi se conoscete le canzoni e sapete quante battute di extended fanno, potete fare i fighi e fare il mixaggio precisello. Qual è il mixaggio precisello? Quello che praticamente, come ho detto prima, quando finisce una canzone inizia il ritornello di quell'altra o inizia il drop. Quindi il mixaggio preciso, che diciamo non dovete tirar giù i fader, perché tanto una canzone finisce e quindi dopo lo tirate giù. Ma comunque è proprio il mixaggio fatto bene. Allora, noi qui sappiamo che Forte fa praticamente una cosa come un minuto di extended. E sappiamo anche che quell'altra, Riva, fa anche lei un minuto di extended, ovviamente cominciando. Allora noi cosa facciamo? Se siete bravi in matematica, se sapete che se per far finire giusta una e far iniziare giusta l'altra, bisogna lanciarle esattamente nel punto in cui bisogna lanciare questa esattamente nel punto in cui lei comincia l'extended. Quindi se quella comincia l'extended da un minuto e questa dura un minuto, lanciate esattamente nel punto in cui comincia l'extended e il mixaggio verrà perfetto. Stessa cosa succede anche quando le battute di extended non sono perfette, nel senso che magari questa ne fa 30 di extended e questa ne fa un minuto, o magari questa fa un minuto e questa ne fa 30. Sta a voi regolarvi, nel senso che se questa di sinistra, Forte, ne facesse 30 e questa un minuto, dovete lanciare questa 30 battute prima, quindi mezzo minuto prima, ok? Così dopo lei farà praticamente le ultime 30 battute di extended insieme a quell'altra. Oppure viceversa, se questa che ne ha veramente un minuto di extended e questa ne avesse 30, aspettate che questa fa 30 di extended e poi lanciate questa. Ma non è consigliabile, perché comunque quando avete dovete fare un mixaggio è preferibile cambiare abbastanza velocemente. Poi sono belli i mixaggi lunghi fatti bene, se sono fatti bene, ma veramente ragazzi fateli tutta la vita. Però se sono lunghissimi e voi dovete far ballare la gente e ci sono questi momenti di pausa, no, fatelo prima che potete. Quindi lanciatela, il mio consiglio, quando state suonando live, lanciatela direttamente quando comincia il break. Ora vi faccio sentire, per fare il precisella, come verrebbe giusto. Quindi la mando un pochino indietro questa e la lancio esattamente quando comincia l'extended. Ovviamente questo pezzettino qua magari lo fate in cuffia. Ora sono perfette. avete notato che forte finisce e questa comincia il ritornello. Quindi molto semplice. Avrete anche notato che mi è scappata un attimino riva, che infatti sembrava che scavallava, ma in realtà non è così. Perché può capitare, ragazzi, che troviate due canzoni che con due casse molto potenti, quindi con due suoni molto potenti. A quel punto non sempre quando coincidono perfettamente suonano come una cassa sola. Essendo tutte e due molto potenti o comunque due suoni molto simili, può darsi che cozzano un attimo, quindi che sentite un leggero attrito, ma non preoccupatevi, la gente non lo nota minimamente e neanche voi comunque che state suonando, cioè è una cosa veramente che non si nota, ok? Quindi non preoccupatevi. Poi ovviamente se vi dà fastidio magari togliete i bassi dalla canzone che sta finendo, quindi girate il potenziometro e ovviamente finirà quel leggero attrito che si è creato. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero di essere stato il più esaustivo possibile, il più chiaro possibile, e se avete qualche dubbio comunque potete commentare qua sotto e chiedermi quello che volete, io vi risponderò con molto piacere. Vi rimando a settimana prossima con il video corso. Se vi è piaciuto questo video ovviamente lasciate un bel like, spolliciate veramente ragazzi, perché fa sempre ben piacere e incoraggia tantissimo vedere che a tante persone è piaciuto il proprio video. Quindi spolliciate, 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 lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, soprattutto se siete nuovi e avete visto questo video, mi avete visto per la prima volta, iscrivetevi al canale e riceverete una notifica ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo video. Io vi saluto, spero stiate bene, vi mando un grosso bacione, vi voglio bene e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi.